Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete per una nuova puntata delle deck profile del nonno con l'aiuto dell'amico Maurizio che ci ha Ciao, portato. oggi vi ho portato la mia versione di Mega Colonia Macchinario pre-BT15. Oggi andiamo a vedere come la monto. Intanto iniziamo dal G3 principale che è Vabbè, Macchinario Mega Charlotte, Colonia non ovviamente. esce da una vita, È vero. almeno un anno e mezzo, se non due. Però, come EB01. sappiamo tutti, quando la Bushiroad o l'Oriental Wave non fanno uscire clan per un botto di tempo, il clan quando uscirà sarà potentissimo. Infatti in BT15 diventa Una uno bomba. personalmente dei clan più forti. Ed ecco il motivo per cui stiamo facendo questo video pre-BT15. Allora, partiamo dalla gita principale, macchinario cervo volante. Cosa fa questa unità? Quando la piazziamo in Vanguard, possiamo scegliere la nostra anima fino a due macchinario, nel nome della carta, schierarli in retroguardia libera, in retroguardia diversa, tappata, e lui prende il power delle retroguardie che abbiamo schierato. Ok. Quindi praticamente se schieriamo un G2 e un G1 che possono avere 9.000 e 7.000, lui prende più 16.000 di power. Esatto. Lui prende più 16.000. E Ok. ovviamente lo giochiamo in per 4. Ovviamente. Poi Ok. l'altro G3, che ovviamente non può mancare, è il nostro Scarabeo, maestro mutante delle arti marziali. Cosa fa questa unità? Che figo. È praticamente al momento l'unico G3 Mega Colonia di Limit Break. E cosa fa? Quando attacca, se siamo in Limit Break, possiamo girare 3 danni e paralizzare due retroguardie. Cos'è il paralizzo? Paralizzare è praticamente tappare, esatto, una retroguardia viene tappata, non Sì, tappata normalmente, messo in cioè, riposo. esatto. Però al prossimo turno, durante la fase di risveglio Non si dell'avversario, non risveglia. si risveglia. È quello il fatto. Perciò fa tappare o non fa stappare durante la prossima fase di stacco. Però, al contrario del blocco, si può ritirare o si può spostare avanti e indietro. Ah, ok. O nel caso se un G2 può intercettare. Ok. Comunque, se si gioca bene, togliamo le risorse al nostro avversario come simile a un Link Joker. Mi è arrivato un messaggio di Domenico Di Donno. Vabbè, non devo fare il cognome, però. Ciao Domenico, non so cosa vuoi. Stai Ti interrompendo. vogliamo comunque bene. E Passiamo. complimenti al torneo di ieri, che ha vinto dopo tutto. Esatto. Passiamo ai G2. Abbiamo il 4 per del nostro macchinario Mantide. Mantis. Ci sono tutti oggi. Cosa fa? Praticamente quando viene messo in Vanguard o retroguardia, se abbiamo un Vanguard con Mega Colonia e nell'anima che è una carta macchinario, questa unità prende più 3.000 fino alla fine del turno. Quindi Ok. anche in combo con il nostro G3 principale possiamo rischierarla dal deck, dalla soul, scusatemi, e Sì. lui prende più 3.000. Ok, per registrare un più 12.000, non per farlo attaccare. Anche se viene schierato in posizione di riposo, come andremo a vedere poi successivamente, noi abbiamo unità che ci faranno risvegliare le nostre retroguardie che Ok. vengono messe a riposo. Ok. Poi abbiamo come ultimo G2 il 4 per del nostro Cobra. Gioco Cioè il nostro coda. Cosa fa? Quando attacca in Vanguard retroguardia, se tutte le retroguardie del mio avversario, il più il Vanguard, sono tappati, prende più 3.000. Allora, partiamo subito dal perché 8G2. figa l'artwork. Perché 8G2? Perché come andremo a vedere dopo, lo spazio che abbiamo tolto ai G2 lo piazziamo per altre unità che secondo me ritengo essenziali per la Sì. combo del nostro G3. Molto forte il G0 che verrà aggiunto. Andiamo a vedere Poi adesso andiamo G1. in G1, abbiamo il 4 per del nostro macchinario Zanzara. Cosa fa? È una carta semplicissima. Quando entra in Vanguard o retro, carichiamo l'anima. Ok. Ed è fondamentale in questo mazzo perché noi Col vogliamo, macchinario esatto, vogliamo scarichiamo, proprio sì. avere l'anima e cercarci le carte giuste da solbassare e schierare in retro. Bello. Ci sta. Il 2, il nostro 2 per del nostro mille piedi. Praticamente gli insetti qua non ci sono, quindi non fatevi ingannare. Cosa fa? Quando supporta Semplice. un Vanguard, se tutte le retroguardie del mio avversario più il Che Vanguard sono schifo. tappati, Vai. lui prende più 4.000, quindi un supportatore da 10. Ok, bello.
Poi abbiamo il nostro 4x del macchinario Calabrone. Ci mancava. Stesso effetto del G2. Quando entri in Vanguard retro, prende, se abbiamo 3000. Un Vanguard con macchina Mega Polonia e nell'animo un macchinario, prende più 3000. E poi, visto che ci piace difenderci, abbiamo il nostro 4x di sentinelle. Ok. 4. Ora passiamo al G0. Visto che voglio tenervi per ultimo la sorpresa, iniziamo dagli inneschi che abbiamo 8 critici, 4 scorpioni, 4 cure, perché ci piace vincere, 4 rampli che non so che cos'è, e 4 pescate, e altre 4 mantidi. E ora passiamo al clou del deck praticamente, il 4x dello starter. Wow. Macchinario, forma, operai. Ah, uno lo monti come Vanguard, okay. E l'altro trae nel deck. Perché? Ok, invece del cosa G1. Fa? Quando questa unità viene messa in retroguardia, scegliamo una unità con macchinario e la svegliamo. Come vi ho già detto prima, si va con la combo del G3. Con la combo del G3. Noi ci compiamo sopra, non lo schieriamo in retro, mettiamo il G3, lo togliamo e schieriamo. Praticamente questa è la combo. Fa un sacco di cose questo mazzo, perciò si potenzia da solo o potenzia le altre unità, non fa stappare, non fa riattivare le unità dell'avversario, quindi le paralizzerà. In BT15 credo che darà molte molte rogne, e in più ricordo che un mazzetto budget sui 50-60 euro lo si può completare, no? Sì, anche di meno. Oh, va benissimo raga, se vi piace questo video, come sempre, like, dove sta il pollicione, condivisione del video, commenti, richiedete che deck volete che vi monto in BT15, sicuramente ci sarà Mega Colonia, sicuramente ci sarà Link Joker, sicuramente ci sarà Luna Pallida e Shadow. E Kagero. E Kagero, ovviamente. Grazie per la visione, seguite il canale, alla prossima, ciao!